Di fronte al mare, a Pozzuoli, ci sono ancora le tende allestite dalla protezione civile dopo lo sciame sismico che ha colpito i Campi Flegrei. La scossa più forte due giorni fa, 4.4, che ha spaventato i cittadini e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nella regione. Qui dentro sono ospitati gli sfollati che non possono fare rientro nelle proprie case. Al prefetto di Napoli sono arrivate 1.150 segnalazioni di residenti che chiedono di verificare la sicurezza delle proprie abitazioni. Dal punto di vista infrastrutturale ed energetico, fa sapere lo stesso prefetto, non c'è stata alcuna criticità. Ieri sera si è tenuto un vertice interministeriale presieduto dalla presidente Meloni per discutere della situazione dei Campi Flegrei. Il ministro della Protezione Civile Musumeci ha invitato a non farsi prendere dal panico e ha fatto sapere che il governo sta lavorando con la prefettura, con i comuni interessati e con la regione per definire un piano di evacuazione che rimane nel cassetto, ma se necessario deve essere subito attuato. Inoltre ha confermato l'intenzione dell'esecutivo di impegnare risorse, escludendo però il metodo del sisma bonus. Troveremo soluzioni alternative, adeguate, più celeri, ha assicurato. Per la messa in sicurezza degli edifici dei Campi Flegrei servono 500 milioni. Si ragiona inoltre sull'ipotesi di dare degli incentivi a chi deciderà di trasferirsi. Al momento rimane il livello di allerta gialla e non c'è l'intenzione di alzarla.